Voi ora mi dovete spiegare com'è possibile che dopo un mese che non giocavo più alla Funcraft, a Minecraft, entro per controllare se trovo un villaggio, passano neanche 10 minuti, mi giro adesso e c'è un cazzo di villaggio! Ma come cazzo è possibile? Porca di quella put... Buonasera, io sono Fanfieric. E finalmente continua la Funcraft. Allora, visto che finalmente ho trovato il fottuto villaggio, possiamo andare allora. Ah, qui si può entrare? Non c'è un letto? No? Nessun letto? Andiamo un po' in giro. Che cazzo è successo qua? È esploso un creeper? C'è stato un capodanno a Napoli! Il letto del Napoli! È bianco, ma mi va bene. Posso dormire solo di notte? Ma fa... E vabbè! So pure ritardato! E sali! Tanto chiudiamo sta porta. Ecco. Un'altra casa. Un altro letto del Napoli! Ma non è già notte, cioè è così buio fuori. Che altro c'è in questo villaggio? Ma sbaglio o non c'è nulla in questo villaggio, letteralmente? È vuoto! È vuoto! Almeno è un villaggio, è sempre qualcosa in effetti, ora che ci penso. Visto che questo è un villaggio letteralmente abitato poco, ci sono dei letti, ma non ci vive nessuno, anzi, non ho trovato nessuno. Quanti letti? Ma che... Oddio, mi prendo tutto! Me la tengo sta cassa. Non la pizza, non voglio mangiarla ora. Questo è un fiore da dare ovviamente alla finanza quando si trova davanti a casa mia. Ovviamente un letto del Napoli me lo prendo. Fai provare a dormire. Ovviamente non si può dormire, però uno me lo tengo. Anzi, facciamo così, prendiamoci le due. Villaggio un po' piccolo, però è sempre un villaggio. Qua c'è una fornace, ma sicuramente non ho mai giocato a Minecraft, ho giocato letteralmente poco in tutta la mia vita, quindi un'altra cassa. Qua dentro non c'è nient'altro. Posso andare. Qua ci sono già. Qua mi sa ci sono già stato. Orco cane, che è stato? Sinceramente questo è il villaggio più piccolo che abbia mai visto. E niente, non si presentano quei bastardi. Aspettate un secondo. A posto. Ma niente arriva, proprio nulla. Manco Nova arriva. Nonostante quello, venga sempre disturbato dalle campane. Mi prendo anche qualche porta, mi spiace, sono napoletano come loro, devo fare come i miei compaesani, quindi prendo anche le porte. Oh, ed ecco una porta, ed eccone un'altra. Devo rifarlo di nuovo, è troppo bello. Prima mangio qualcosa, tipo la pizza. È davvero bella questa cosa da fare. Che posso fare adesso? Daggio, dopo due episodi l'ho trovato. Ma qua ci sono campi di carote. Me le ficcherò su per il cu. Ah, rubo tutto ai miei compaesani. Facciamo che le riposo qui, come di barbabietola, i semi di barbabietola, il grano, i semi di grano, le carote. Pollino, muori puttana. Ma a sorpresa aver trovato un villaggio dopo tanto, però un villaggio vuoto, non ci vive nessuno. Almeno è sempre un villaggio. Tanto mi rubo qualche altro letto, anzi, fammelo rimettere. No, non posso dormire. Ma vaffanculo, va. Visto che ho perso letteralmente la metà dell'episodio, sicuro sarà persa qui nel villaggio perché lo aspettavo da una vita. Cos'altro posso fare ora dopo aver trovato il villaggio? Ci sono altre case qua sopra, vedo male. A parte che in queste c'ero andato, in queste altre io.
letto giallo. Ovviamente ancora notte. Voglio provare a salire di qua per vedere queste altre case. Nel tempo che cerco, dovreste provare a guardare anche. Potreste guardare anche altri canali a parte il mio. Mentre guardate questo video, potrebbero interessarvi anche altri canali. Tipo quello di Mr. La Flame. È un bravo youtuber di Minecraft, sinceramente. L'ho scoperto a caso visto che anche lui segue molto Fieric. Quindi, boh, se volete, lui fa principalmente anche altro a parte Minecraft. Non fa solo Minecraft, quindi ha anche inventato un canale che farà per il mobile. Io faccio solo cose da mobile, però lui fa anche da PC. È molto bravo, complimenti a lui. Se vi va, iscrivetevi al suo canale, ve lo metto in descrizione. Quasi quasi, visto che ho parlato di uno youtuber di Minecraft bravo, potrebbe anche interessarvi Mr. Corvin, se non sbaglio, si chiama su YouTube. Che lui fa solo principalmente Minecraft, questo è l'unico problema. Però, boh, anche lui segue abbastanza Fieric, cioè aveva pubblicato lo stacco pubblicitario, quindi su YouTube si è pubblicato, quindi diciamo che forse lo segue, però bravi, sono bravi youtuber loro. Non comparati a me. Ovviamente scherzo, Corvin e Flame, se state guardando questo video. Oh, ma sto a perdere solo vita. Che cazzo? Orco ca... Perché è apparso un mio compaesano? Niente. Volevo parlarci col mio compaesano, però è scappato. Forse doveva andare a rubare qualche orologio. Forse ora ci sarà qualcuno nelle case, ma non lo so. Intanto continuo a mangiare la pizza. Nam nam. Buone. No, aspetta, quindi non posso dormire ora sicuro. Cazzo. Diventata mattina. Andiamo in giro. Ah, devo già sprecare la mia altra pizza. Niente, ho finito la pizza. So che questo forse sarà un episodio corto, ma mi sa lo finisco qua. E ovviamente no, visto che ho trovato il villaggio, mi ci fermo lì adesso. Non per dormire, perché è letteralmente giorno, però finisco qua la puntata. Comunque, seriamente, finalmente, cazzo, il gioco mi ha ascoltato e mi ha fatto trovare sto fottuto villaggio. Grazie, San Gennaro! Mi fermo in sta casina con letteralmente il Vesuvio. Che cosa sto cazzo di... Questa casina con accanto il Po. Ma perché dico queste cose a casa? Vabbè, mi fermo in sta casina. E vi saluto. Arrivederci.